Un lungo corteo silenzioso ha percorso Albenga per dare l'ultimo saluto a Loredana Colucci e dire no alla violenza contro le donne. Una manifestazione a cui hanno preso parte anche il primo cittadino e gli amministratori locali, unitamente ai rappresentanti di gruppi e associazioni, insieme per denunciare una morte annunciata, la perdita di una mamma, figlia, sorella, amica e collega da tempo tormentata dalla paura di un uomo, ex marito diventato il suo stesso carnefice. La decisione di fare questa marcia silenziosa deriva dal fatto che, parlandone anche con i colleghi, sindaco di Alassio, Enzo Canepa oggi presente, di Garlenda, Silvia Pittoli, e con il collega sindaco di Castellana Grotte, abbiamo pensato che fosse giusto e necessario, oltre a esprimere una vicinanza alla famiglia, provare a dare un messaggio. E io sono convinto che molto spesso il silenzio possa avere un effetto ancora maggiore che delle parole, sia perché a volte il silenzio fa più rumore, sia perché durante una marcia silenziosa tutti quanti noi possiamo ragionare e pensare. E credo che soltanto se assumiamo la consapevolezza che questi fatti, questi gravissimi fatti, non sono fatti eccezionali, ma sono fatti che purtroppo succedono con grande quotidianità, soltanto in questo modo forse può avere significato questa marcia che noi oggi stiamo facendo e abbiamo voluto organizzare. Ora, credo che più che i miei discorsi possano avere un grande effetto la lettera aperta che il fratello di Loredana ha mandato e che i familiari mi hanno chiesto di leggere, perché in questa lettera si capisce veramente la sofferenza della famiglia. A mia sorella, simili ma non uguali, se non per alcuni pensieri razionali, simili come due rose sbocciate in giardino, come due nuvole nel cielo limpido, simili come l'alba e il tramonto svaniscono sino al prossimo incontro, simili come il sole e la luna, indipendenti ma l'uno senza l'altro non carburano. Simili, ma non uguali, ognuno coi propri pensieri, i propri sogni, i propri desideri, legati da un affetto che nulla e nessuno spezzerà mai, e sempre ce lo terremo stretto. Ora, infinitamente lontani, irrimediabilmente distanti, non potrò far altro che cercarti nei miei pensieri, nei miei sogni, nel profondo del mio cuore, seppur lacerato. Ciao splendida creatura, e buon viaggio ovunque tu sia, lontano da me, lontano da noi. Fabio Colucci. Che è il simbolo che ripara il viso di questa donna, nostro simbolo e logo dello sportello Artemisia Gentileschi, e la mano che tutti idealmente vogliamo appoggiare a tutte le donne per proteggerle, non per colpirle, per proteggerle dalla violenza. La violenza è diffusissima e noi dobbiamo parlare, noi di Albenga, noi di Alassio, noi di Loano, di dovunque siamo qua nei dintorni, che esiste un centro come il nostro nel quale le donne possono essere ascoltate, possono essere accompagnate, possono essere lasciate libere di decidere quello che è meglio per loro fare, ma accompagnandole in questa scelta. Quindi grazie di essere qua, grazie perché il sindaco e l'amministrazione comunale hanno avuto questa grande sensibilità coinvolgendoci, e noi molto volentieri diciamo tutti insieme no con forza alla violenza contro le donne. A ricordare la tragica scomparsa di Loredana, un mesto applauso nei pressi della sua abitazione, luogo del crimine, e un volo di palloncini bianchi saliti in cielo mentre a Castellana Grotte, in provincia di Bari, sua città natale, si innalzava in contemporanea un silenzioso urlo di dolore.
che questa violenza abbia fine. Questa marcia è per Loredana e per tutte le donne, insomma, che si trovano nella stessa situazione. Che sì, cosa dire a queste donne, lei? Cosa vuoi che le dica? Di farsi forza, di farsi sentire, soprattutto. Le donne si fanno sentire, è la magistratura adesso che deve farsi sentire.